fare ogni pezzo diverso è proprio la forza della stampa 3D, quindi la stampa 3D calza perfettamente con l'ortopedia. L'ortopedia digitale è un progetto che sta prendendo forma, anzi che ha preso forma ufficialmente in questa manifestazione, che connette il sapere dell'ortopedia, dell'officina ortopedica classica con la fabbricazione digitale. Quindi il processo è rilevare le forme, correggere le forme in modo da poter, nel caso della scoliosi, dare la forma voluta alla posizione, in questo caso del paziente, e stampare un corsetto che possa correggere quelle posizioni, quelle forme che vogliamo. E questa è una sola applicazione. Uno dei problemi qui è rilevare la forma precisa della persona, è una ragazza questa, ma mentre noi respiriamo la forma cambia. Quindi abbiamo dovuto sviluppare una macchina che in un istante fermasse la forma. E quindi abbiamo sviluppato uno scanner che presentiamo qui, proprio specifico per questo. Poi il filamento deve essere un filamento anallergico, deve essere robusto, non deve scheggiarsi, non deve ferire se si rompe. E quindi abbiamo sviluppato assieme a un gruppo che fa filamenti, si chiama 3D Filament, che ha fatto un filamento apposta. Quindi in realtà è un insieme di saperi che prende forma qui. Per fabbricare un corsetto così servono più o meno 10 ore di lavoro della macchina. Quindi è diversa dalla fabbricazione manuale, che richiedeva più o meno 10 ore, ma di lavoro dell'uomo. In realtà non stiamo portando via lavoro all'uomo. L'uomo si può dedicare a fare la progettazione e la macchina fa il lavoro, diciamo così, sporco. L'uomo mette il lavoro intellettuale, può dedicarsi alla ricerca della forma, a fare più corsetti, a cambiare i corsetti più rapidamente per adattarsi alle variazioni del corpo, e perché i costi sono bassi. Qui stiamo parlando di un qualcosa come 50 euro di materiale e un euro di energia. Dopodiché i prezzi li farà il mercato, ma attualmente un corsetto va dalle 700 ai 1000-1500, e quindi immaginate per una famiglia cosa vuol dire correggere la scoliosi del figlio. Qui potremmo parlare di 100 euro, e quindi vuol dire che anche tante famiglie che lasciano perdere la scoliosi del figlio potrebbero pensare invece di curarla. E questo, se lo spostiamo in altre parti del mondo, è una cosa che si eleva a potenza. Per non parlare poi invece delle protesi, le protesi delle gambe, delle mani, tutte attività che grazie alla officina ortopedica digitale possono essere coperte. Cioè hai in remoto un'unità di fabbricazione che viene comandata da un'unità di progettazione che è in Italia. Gli esperti italiani possono progettare protesi in zone dove non ci sono esperti e lì prendere forma le protesi.